Di fronte all'assolutismo e al personalismo che sempre più caratterizzano il potere imperiale, gli intellettuali del primo e del secondo secolo d.C. reagiscono con scelte esistenziali, ideologiche ed espressive differenti, talora mescolate tra di loro. Dal dissenso espresso sotto diverse angolature, alla cortigianeria d'occasione, al consenso per intimo convincimento politico o più semplicemente per lucida rassegnazione. Ma c'è anche chi, come il filosofo Seneca e lo storico Tacito, crede nella possibilità di ammaestrare il potere, smussandone gli eccessi e orientandone le scelte all'insegna della moderazione e dell'equilibrio. Non a caso, la riflessione sulla fisionomia del principato attraversa pur da prospettive diverse l'opera dei due autori. La ragione di tale interesse sta anche nella vicenda biografica dei due autori e nel rapporto diretto con il potere. Nati a distanza di circa mezzo secolo l'uno dall'altro, Seneca e Tacito hanno entrambi raggiunto la piena maturità sotto principi ben decisi ad accentrare nelle proprie mani tutto il potere. Da un lato Nerone, imperatore dal 54 al 68 d.C., dall'altro Domiziano, signore di Roma dall'81 al 96. Seneca ha visto la sua carriera politica stroncata dall'esilio decretato contro di lui da Claudio, ma una volta tornato a Roma ha ricoperto il ruolo di precettore e poi di consigliere politico di Nerone. Una posizione che lo rendeva di fatto una sorta di numero due del regime, in grado di orientare le scelte politiche del giovanissimo principe e di mediare i suoi rapporti con l'aristocrazia che sedeva in Senato, della quale lo stesso Seneca faceva parte. Tacito, al contrario, ha percorso sino in fondo la carriera politica, entrando a sua volta in Senato, ma durante il quindicennio di terrore e sangue di Domiziano ha scelto di tacere. Il suo esordio letterario avviene non a caso dopo la morte del principe, quando lo storico ha ormai all'incirca 50 anni, nel mutato clima politico legato al breve interregno di Nerva e poi all'ascesa di Traiano. In questo percorso, attraverso l'analisi di alcuni passi delle opere storiografiche di Tacito e del proemio del De Clemenzia di Seneca, analizzeremo le modalità con cui nei due autori si sviluppa la riflessione sulla fisionomia del principato e su quale ruolo rivesta l'intellettuale nell'arduo compito di ammaestrare un potere ormai assoluto e privo di vincoli, che proprio per questo assume spesso un volto tirannico e dispotico. Il mio amato Seneca una volta mi disse che un imperatore deve regnare sul suo impero come gli dèi regnano sul mondo. Questa è la mia intenzione.